Here I am, I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced that I can sweep you off your feet with a simple melody. But I'm singing to you. Ciao a tutti! Oggi sono qui con un nuovo video e questa volta finalmente si tratta dell'haul, cioè degli acquisti che ho fatto in Svizzera. Ve ne ho parlato talmente tanto che ormai praticamente sotto tutti i video mi chiedevate di farvi quest'altro video in cui vi facevo vedere tutti gli acquistini che avevo fatto. In realtà faccio una premessa, anzi due. Allora, io sono stata in Svizzera francese, quindi dalla parte della Svizzera che ho più vicino a casa mia, perché sapete, abitando in Valle d'Aosta, io sono più vicina alla parte francese che a quella italiana. Di preciso sono stata a Ginevra. In più, un'altra cosa che volevo precisare è che rispondendo sotto qualche altro video a dei commentini che mi aveva lasciato una ragazza e mi chiedeva appunto dove avessi trovato la NYX in Svizzera, io ovviamente, perché sono sempre una svegliona, le ho scritto che l'avevo trovato dalla Gardenia e infatti lei stupita mi ha risposto: ma c'è la Gardenia in Svizzera? No. Infatti no, non c'è la Gardenia in Svizzera, io intendevo Douglas, ma essendo veramente una stordita non so perché ho scritto la Gardenia e ho anche insistito, ma più che altro perché io ero convinta che cioè di dire la cosa giusta. Penso che capiti un po' a tutti di essere convinti di dire una cosa e poi di dirne un'altra, a me purtroppo succede fin troppo spesso, anche nei video me ne rendo conto, cambio marca ai prodotti, invento cose, ma vabbè. Mi spiace, comunque sono stata da Douglas, assolutamente non ho trovato la Gardenia, però so che l'NYX l'ho vista anche in un altro supermercato oltre che da Douglas, non ho avuto tempo di girare infiniti posti e forse avendo poco tempo ho anche girato male, perché un'altra ragazza che invece abita in Svizzera francese mi ha detto che, per esempio, io non ho trovato NARS, in realtà lei mi ha detto che NARS c'è praticamente dappertutto in quei centri commerciali, non mi viene il nome, che insomma sono non dei centri commerciali ma sono come delle rinascente praticamente, insomma se voi sapete il nome scrivetelo nei commenti, io proverò a ricordarmelo e a metterlo nell'info box perché ora mi sfugge totalmente. A parte queste due premesse passo a farvi vedere che cosa ho comprato di make up, perché gli acquisti invece che avevo fatto di abbigliamento, che erano poi pochissimi, comunque ve li avevo messi nel video dei saldi. Se non l'avete visto vi lascio il link qui da qualche parte così potete andarli a vedere. Da Douglas ho preso tre rossetti NYX e in particolare ho preso tre matte lipsticks perché sono quelli che a me piacciono di più. In realtà ero molto curiosa di provare anche quelli matte, gloss matte, insomma quelli che si applicano, sono liquidi come un gloss ma rimangono matte, non so perché non li ho trovati. Quindi probabilmente sì, vi dico, sono io che avendo poco tempo ho girato un po' a casaccio e ho sbagliato. In ogni caso ho trovato questi che mi piacciono, ne avevo già uno e quindi quando li ho visti li ho voluti prendere di altri colori. Ho preso questo qui che si chiama Audrey e che è un bellissimo rosa, cioè è un rosa spettacolare. Tra l'altro devo provare a vedere, siccome mi sembrano a prima vista simili ad altri rossetti MAC, devo poi swatcharmeli per vedere se sono appunto simili. Questo qui comunque è un rosa veramente stupendo, dei rosa che piacciono a me. Poi ho preso un altro rosa ovviamente, ma avete dubbi? Questo si chiama Whipped Caviar, trovate poi anche i nomi nell'info box, e invece è un rosa più malva, più freddo, che è simile a un rossetto matte sempre di Kiko che ho preso ultimamente, non ricordandomi di aver preso questo. Speriamo che non siano identici. E per ultimo ho preso un rosa corallo, che è questo qui e si chiama Angel. Anche questo è un rosa corallo molto molto bello, sì, è sempre tendente al rosa per carità. Però mi piaceva tantissimo, volevo prendere anche un rosso ma non lo so, mi sembravano tutti più banali del Ruby U e quindi non ne ho presi. Poi sempre di NYX ho preso uno smaltino, questo qui è tutto glitterato, sì è un verdino glitterato che in realtà forse è più bello per l'autunno ma anche d'estate secondo me di sera può andare molto bene perché ha tutti dei riflessi cangianti tendenti anche all'oro
e al sì, all'argento e all'oro. È proprio bellino questo smalto. Poi non avevo mai provato gli smalti NYX, quindi ero curiosa. Poi ho preso l'eyeliner Curve, quindi questo qui ergonomico, che appunto si adatta alla forma del dito e vi consente di stenderlo più facilmente. Ne ho sentito parlare benissimo, ma non ho ancora avuto modo di testarlo perché devo finire il mio, è quasi agli sgoccioli. Quindi, insomma, lo proveremo. E ho preso ancora due matite per sopracciglia, per sopracciglia. Questi qua si chiamano Auto Eyebrow Pencil. Comunque, sono fatte da una parte con il pennellino per andare a pettinare le ciglia e dall'altra hanno la matita che fuoriesce. Come colori ho preso lo 01 Light Brown e quello un po' più scuro, che invece è questo qui, e non trovo il colore. 03 Medium Brown, questo qui perché volevo fare un mix, insomma, tra i due prodotti. Ho già provato quello più chiaro e devo dire che non ne sono rimasta particolarmente contenta, perché è un po' troppo tendente al rosso rispetto al mio colore dei capelli, quindi non lo so, devo dargli ancora qualche chance o provare a mixarli come avevo pensato di fare quando li ho acquistati. Ultima cosa che ho preso da Douglas è stata questa crema maschera per capelli di John Frieda. Questa qui è la Sheer Blonde, quindi dovrebbe essere un attivatore di luce per capelli biondi. Penso che sia molto simile alla Magica CC di Collister, di cui vi ho fatto un video specifico con l'applicazione e con le mie impressioni. Quando ho preso questa non avevo ancora preso l'altra e in realtà questa non ho poi avuto modo ancora di provarla. Magari poi vi farò sapere, perché non ho idea se John Frieda sia venduto in Italia o no. E per finire ho preso anche il Master Precise Eyeliner by Eye Studio di Maybelline, che è il mio eyeliner, sapete, preferito di sempre, e vi avevo detto che ne avevo preso non uno, non due, ma ben tre. Ve l'avevo detto nel video tag testo croce, perché avevo dovuto dirvi qual era il mio eyeliner preferito. E tra l'altro ho visto che di Maybelline hanno diversi prodotti in più rispetto a quello che abbiamo qui là in Svizzera, però appunto non avendo tanto tempo non mi sono soffermata particolarmente. Ero alla ricerca del rossetto che di Maybelline, quello che è il dupes, considerato il dupes più vero del Candy Yuyum di MAC, ma non l'ho trovato, perché non peraltro il numero non mi corrisponde, il nome era quello giusto, ma il numero non corrispondeva al numero americano che avevo sentito, quindi volevo chiedere se sapete, magari anche chi vive in Svizzera, se appunto i numeri cambiano, perché il colore e il nome mi sembravano lo stesso, però il numero non era uguale, quindi io non l'ho preso per sicurezza. Poi ho detto, insomma, ne hai di cose, puoi anche farne a meno, quindi ho evitato, però era una curiosità che mi era sorta mentre ero lì appunto in negozio. E da Douglas per finire ho preso di OPI questo smalto, che in realtà probabilmente si trova anche in Italia, ma io non sono più riuscita a trovarlo, quindi l'ho trovato lì e l'ho preso lì, ed è il Mode About You, che è questo bellissimo rosa confetto, che veramente se siete un po' abbronzate con questo qui diventate scurissime, perché fa risaltare la bronzatura in un modo mai visto, ve lo straconsiglio. Invece in un altro supermercato, di cui non ricordo il nome ma era comunque in centro, a me sembrava una sorta di supermercato, in realtà sì, non so neanche dire che cosa potesse essere, era più una profumeria tipo limoni, però aveva anche i vestiti, aveva delle cose da mangiare, aveva dei generi di prima necessità, vabbè, comunque in quel posto di cui non ricordo il nome ho smarrito totalmente i sacchetti perché è passato veramente troppo tempo. Ho trovato Catrice e probabilmente c'era già una nuova limited edition, questa qui si chiama Hip Trip, limited edition Hip Trip, e ho trovato questo blush che è qualcosa di stupendo, perché a parte essere in un packaging carinissimo, se lo aprite e lo swatchate ha un colore che è fenomenale, perché è un fucsia super 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 intenso, quasi arancione, che assomiglia moltissimo a quello di Yves Saint Laurent che io vi faccio sempre vedere, che ho nel pottino. Questo qui è uguale il colore, infatti non l'ho ancora provato, ma non vedo l'ora di vedere che effetto fa una volta steso. E non ha numero, perché probabilmente ce n'è solo uno di questa limited edition. Una cosa bellissima che ho visto è che hanno tantissimissimi prodotti La Vera e si trovano un po' ovunque. Quindi diciamo, non ho voluto abbondare, ma qualcosina ho voluto prendere. Di La Vera ho preso un prodotto che era da tantissimo tempo che volevo prendere, che è questo deodorante, ovviamente totalmente bio, e questo qui è al miele.
È un ottimo deodorante, ho già avuto modo di usarlo, veramente penso che non ne farò più a meno, cioè sostituirà tutti gli altri miei deodoranti che ho perché lo trovo stupendo e poi ultimamente sono davvero fissatissima col profumo di miele, lo amo. Poi ho preso sempre di La Vera questo bagno doccia al cocco che trovo abbia una profumazione davvero molto molto estiva, infatti è veramente buonissimo il profumo che ha e insomma a me il cocco d'estate piace, mi dà proprio, mi intensifica l'idea che siamo in estate, quindi viva il cocco e poi di La Vera, insomma non ne avevo mai provati ma ho sempre sentito parlare bene di questi prodotti doccia di La Vera, quindi l'ho voluto provare. E per finire, visto che avevo terminato il mio shampoo sempre di La Vera, ne ho preso un altro e questa volta io avevo terminato quello all'arancia, probabilmente quello volumizzante. Questa volta ho voluto prendere questo al latte di mela, di mela verde in realtà. È per capelli normali, soprattutto è per lavaggi quotidiani, perché sapete che io lavo i capelli veramente spessissimo. Anche questo ha un ottimo profumo, però non ho ancora avuto modo di provarlo, perché appunto l'avevo lasciato lì in vista del video, se mi avesse detto di sì o di no ve l'avrei fatto, non volevo che poi fosse tutto bagnato, volevo che la confezione fosse integra. Quindi questi erano tutti i miei acquisti in Svizzera, io spero che il video vi sia piaciuto visto che so che avete aspettato tanto per vederlo. Se avete qualche consiglio da darmi, perché appunto anche voi abitate in Svizzera francese o ci passate, ci andate spesso, scrivetemelo tutto qui nei commenti qui sotto, perché probabilmente ci ritornerò e magari avrò anche un po' più di tempo per girare, quindi mi sarà più facile reperire le cose. Quindi se vi va fatemi sapere tutto nei commentini. Come sempre non dimenticatevi di mettere mi piace al video e assolutamente di iscrivervi al canale. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!